Grazie molte, sono io a ringraziare l'amico di antica data Angelo Ferro per l'invito che mi ha rivolto ad essere qua con voi e subito devo dire il mio compiacimento per il lavoro che Lucid va svolgendo e in particolare siamo qui ospiti di una grande realizzazione, un luogo veramente privilegiato. E quello che dirò va nella direzione appunto di dare conto delle ragioni, starei per dire teoretiche, fondazionali, di questo cammino che Lucid, ma anche altri organismi nella nostra società, hanno iniziato ad intraprendere ormai da qualche anno a questa parte, pur in mezzo a tante difficoltà. E cioè il modo migliore per chiarire il mio pensiero su questo punto è quello di fare riferimento ai tre modelli di welfare che si sono andati succedendo dagli inizi del Novecento fino ai giorni nostri. Come voi sapete, il 1919 è l'anno in cui in America alcuni grandi industriali come Ford, Henry Ford, Rockefeller, Carnegie e altri siglano un patto dal quale nasce quel modello di welfare che è noto in letteratura come welfare capitalism, cioè il welfare capitalistico. Qual è l'idea base di quel patto che è rimasto celebre, e però in Italia non se ne parla mai? È che sono le imprese in primis a farsi carico della situazione di benessere delle persone, e dunque che sono gli imprenditori che, aggregandosi secondo determinate modalità, in applicazione del cosiddetto restitution principle, il principio di restituzione, e se voi parlate con un americano citate il restitution principle, tutti capiscono, in Italia no. Perché il principio di restituzione dice questo: io imprenditore, se sono riuscito ad aver successo, il merito è per metà mio e per metà tutti gli altri, cominciare dai lavoratori, dai clienti, dall'ambiente. E allora è giusto, moralmente, non legalmente, che io restituisca parte del risultato utile, comunque lo si voglia chiamare questo risultato utile, che si va a ottenere. E questo è il principio di restituzione. Ora, il welfare capitalism è tuttora presente in America. Gli americani non hanno mai cambiato questa linea. Ovviamente nel corso del tempo ci sono molte varianti e così via. Qual è il punto di debolezza del welfare capitalism? Che non garantisce l'universalismo, cioè dire è un modello di welfare che tiene conto delle esigenze di benessere di coloro i quali lavorano in quelle imprese i cui imprenditori hanno sottoscritto il patto. Ma siccome l'imprenditore non è obbligato a sottoscrivere il patto, perché il patto non è un contratto, come sappiamo, il patto è una sorta di alleanza, è evidente che coloro i quali per una ragione o per l'altra non rientrano rimarrebbero esclusi. Guardate in America ancora oggi, guardate la sanità, Obama ha fatto questo straccio di legge sulla sanità con mille difficoltà, ma a tutt'oggi 50 milioni di americani non hanno alcuna copertura sanitaria, 50 milioni, è un'applicazione di quel modello, eccetera. Ecco perché esattamente 20 anni dopo, nel 1939, in Inghilterra, l'economista Keynes, liberale, non dimentichiamo mai che Keynes era un liberale, non era un socialista, e scrive un articolo molto importante intitolato Democracy and Welfare, democrazia e welfare. In questo articolo, che ovviamente non viene mai citato né fatto studiare, perché i professori di economia sono fatti così, le cose importanti non si devono mai dire, bisogna dire le cose più di routine, e Keynes afferma la seguente, difende la seguente tesi: se il welfare lo vogliamo, non si è obbligati, ma se lo vogliamo, questo ha da essere universalista, cioè deve rivolgersi a tutti i cittadini indipendentemente dalle loro condizioni di vita, eccetera. Perché questo? Perché un welfare non universalista fa più male che bene, perché divide la società, cioè divide le persone tra coloro i quali hanno una qualche copertura e chi non le ha, e questo alimenta l'odio. Keynes, da buon liberale, sapeva che l'odio di classe poteva portare a esiti infausti. In America non le sapevano in quegli anni,
Ma in Europa si sapeva che a Mosca c'era Stalin e Stalin voleva dire qualcosa di ben preciso. Se si scatena, pensava Keynes, che si mettono in agitazione certi gruppi, eccetera, il rischio che arrivi anche da noi a Londra l'equivalente di quello che era accaduto a San Pietroburgo, diventata poi Leningrado, è un rischio piuttosto elevato. Questa è la ragione per cui 3 anni dopo, 1942, Beveridge, che è William Beveridge, che è un suo allievo, era un suo allievo ed era diventato Lord, quindi apparteneva alla Camera Alta, fa approvare il famoso pacchetto Beveridge, 1942, nel quale viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, prima non esisteva, sapete, viene istituita la scuola gratuita per tutti fino a una certa età e un pacchetto di provvedimenti di assistenza. Ebbene, è col 1942 che nasce il welfare state, quindi si passa dal welfare capitalist al welfare state e l'idea è lo Stato, non più le imprese, devono farsi carico della situazione di benessere dei cittadini. Perché? Perché solo lo Stato garantisce l'universalismo, cioè solo l'ente pubblico, Stato, o potremmo usare anche altri termini, potremmo dire da noi regioni, ha la titolarità per realizzare quell'obiettivo. Ma attenzione, Beveridge, consapevole, perché le persone intelligenti anticipano gli eventi ovviamente, no? È un po' come i profeti, intelligente qual era? Aveva capito il rischio mortale del welfare state, ci sono voluti però oltre 30 anni per capire quel rischio e l'ha scritto nel suo saggio, che è bellissimo, che vi inviterei a leggere, intitolato L'azione volontaria, questo è il titolo, tradotto anche in italiano, pubblicato nel 1942, perché per convincere i suoi colleghi parlamentari ovviamente dovette portare ragioni a sostegno della sua posizione. Sentite cosa scrive nel 42, quasi anticipando quello che poi sarebbe accaduto in Inghilterra come da noi e altrove oltre 30 anni dopo. Cito: la formazione di una buona società dipende non dallo Stato, ma dai cittadini che agiscono individualmente in libere associazioni. La felicità della società in cui viviamo dipende da noi stessi quali cittadini, non dallo strumento del potere politico che noi chiamiamo Stato. Lo Stato deve incoraggiare l'azione volontaria di ogni specie per il progresso sociale. È bellissimo. Cioè lui, l'inventore del welfare state, sa già che nelle pieghe del welfare state c'è questo diavoletto di Maxwell, direbbero i fisici, che può stravolgere, come in effetti poi è accaduto. E badate che questo brano di Beveridge riprende un pensiero di diversi anni precedente di Emmanuel Mounier, il grande autore personalista, cattolico, sapete, francese, in un certo senso il mentore di Maritain. Ebbene, Mounier nel suo manifesto al servizio del personalismo comunitario scrive: le società possono moltiplicarsi, le comunicazioni possono riavvicinare i membri, ma non è possibile comunità alcuna in un mondo in cui non c'è più un prossimo, e dove non rimangono che dei simili e dei simili che non si guardano. Finita la citazione. Ecco allora il punto in questione. Il welfare state è stato un grande successo, non si può negare. Dapprima in Inghilterra, poi nel resto d'Europa e poi qualche altro paese, ma molto limitatamente. Il welfare state è un affare tipicamente europeo. E nei primi decenni i risultati sono stati all'altezza delle aspettative. Quando le cose hanno cominciato a mostrare il tallone d'Achille? A partire dalla fine degli anni 70, ma soprattutto all'inizio degli anni 80. Noi in Italia bisogna aspettare ancora un decennio, l'inizio degli anni 90. Perché? Perché con l'andare del tempo il welfare state ha generato i suoi anticorpi, come si dice in campo. Primo, il divario crescente tra la retta che rappresenta l'aumento delle entrate fiscali dello Stato, via tassazione generale, e la curva che rappresenta l'aumento dei costi.
La curva dei costi dei servizi di welfare è un'iperbole che è fatta così. Mentre invece la curva che rappresenta le entrate fiscali è una linea retta, perché procede con l'aumento del PIL. Se il PIL aumenta del 2%, le imposte aumenteranno in media del 2%. Ma i costi, soprattutto in ambito sanitario, ma non solo, pensate all'educazione, scuola, università, eccetera, assistenza, ovviamente non sono soggetti a quella regola, perché i costi aumentano a seguito del progresso tecnico-scientifico. Perché quello che molti non riescono a capire è che il progresso tecnico-scientifico, mentre in tutti i settori dell'economia abbassa i costi di produzione a seguito degli aumenti di produttività e abbassando i costi abbassa i prezzi, nel welfare e in sanità in particolare è vero il contrario. Il progresso tecnico aumenta i costi ed è la cosa più difficile da far capire alla gente. Io giro molto, parlo con tanti e la gente non capisce. Dice, beh, ma abbiamo la risonanza magnetica adesso, come dire, allora la diamo a tutti. Dico, tu sai quanto costa un impianto di risonanza magnetica? Sai quanto costa un impianto di gamma knife? Pensate, la mia regione, Emilia-Romagna, non ha una gamma knife. Il Veneto ne ha una a Verona ed è l'unica. La Lombardia ne ha due. Perché la gamma knife serve per fare interventi sul cervello per colpire quei tumori negli stadi iniziali prima di spaccare la testa alla gente e fare operazioni molto invasive, e si fa dall'esterno, ma costa l'ira di Dio. Il risultato è che il nostro sistema sanitario nazionale ce ne ha uno a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, e in Emilia Romagna non c'è, ce n'è una ma di una clinica privata, è la clinica Villa Maria. Per cui se uno volesse adoperare il sistema sanitario nazionale non potrebbe, e così via. Ecco allora la prima ragione, la insostenibilità finanziaria. Il welfare state si è dimostrato finanziariamente insostenibile. Per via del divario, e questo badate, a prescindere da quello che l'uomo della strada dice, e cioè sprechi, inefficienze, corruzioni, che ci sono e vanno combattute. Ma non fatevi illusioni. Se noi domani potessimo eliminare tutte queste forme, avremmo un respiro di 5, 6, 7 anni e dopo ritornerebbe. Il problema è che le due curve, se una è lineare e l'altra è iperbolica, voi capite che più passa il tempo e più il divario aumenta. Fino a che lo Stato ha potuto creare debito pubblico, quel divario è andato a finire nel debito pubblico. Quando da un po' di anni a questa parte, come sapete, il fenomeno europeo, eccetera, non è più possibile, ecco che come ha reagito il welfare state? Con i tagli. Allora si è cominciato a tagliare i posti letto agli ospedali e soprattutto si sono tagliati i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Cioè si abbassa l'asticella che definisce la montagna. Oggi voi sapete che l'italiano medio, noi spendiamo circa 3 punti percentuali del PIL nella sanità che ognuno di noi paga, quella che si chiama out of pocket, che paghiamo con i nostri soldi. 3% è tanto. E ovviamente è un 3% che lascia fuori quelli che non se lo possono permettere, e quindi capite la iniquità che ne deriva. Ma c'è un'altra ragione della crisi del welfare state, è quella del brano di Mounier, che nel welfare state non esiste il prossimo, non esiste il prossimo. E Angelo Ferro lo sa, perché lui per creare questa opera è diventato matto e diventa matto, perché evidentemente il welfare state ragiona in termini di numeri. Tu sei un numero, quando noi andiamo all'ospedale siamo un numero, infatti ci danno del tu. Io una volta ho avuto un piccolo ricovero per una stupidaggine al ginocchio e quando entrai mi meravigliai perché l'infermiera e il medico mi diede del lei. E gli disse, perché mi date del lei e a tutti gli altri date? Ah, dice, perché noi la conosciamo. Ah, dico, bravo. Bel lavoro, siccome mi conoscete, perché era Bologna, ovviamente, Bologna non è una grande città, mi date del lei e a tutti gli altri date del tu. Questo mi ha fatto riflettere. Ma perché? Perché evidentemente nel welfare state noi siamo numeri, cioè manca il concetto di prossimità. Cosa dice la parabola? Chi è il mio prossimo? E allora Gesù risponde con la famosa parabola. Il prossimo non è quello che è prossimo di distanza, di vicinanza geografica, Questo è il punto. Prossimità, nel senso cristiano, è la prossimità del bisogno. Non è che prossimo è quello che io conosco e allora mi dai del lei.
quello non è il concetto cristiano di prossimità. Prossimo è chi versa nel bisogno e che io non ho mai visto, non ho mai incrociato e mi dedico adesso, come appunto la celebre parabola. Ecco allora che per entrambe queste ragioni il welfare state ha cominciato ad accusare crampi ed è entrato in crisi. Oggi questa crisi è evidente. Fino ad anni, alcuni anni fa, molti dicevano no, non è vero, è un problema di risorse, che non è vero, non è, è anche un problema di risorse, ma è un problema di relazionalità, perché chi è nel bisogno, pensate agli anziani non autosufficienti, è chiaro che hanno bisogno della pillola che li tiene su il cuore, ma hanno soprattutto bisogno di essere consolati. Perché nei confronti della sofferenza l'ultima parola non è la compassione, ma è la consolazione. Perché chi versa nella sofferenza, fisica o psichica, non importa, o spirituale, ha soprattutto bisogno di essere consolato. Cosa vuol dire consolato? Consolato, cioè non essere lasciato solo. Ecco perché Gesù dice ai suoi, prima di andare via, quando sarò su, io vi manderò il paraclito. E chi è il paraclito? Il consolatore. Dice, non vi mando quello che ha compassione di voi, ma il consolatore. E noi il welfare state questo lo trascura, perché il modello burocratico non può tener conto della solitudine. Fa già tanto e farebbe tanto se tenesse conto della compassione, cioè di ospitarti, di darti la medicina, e va bene, che sia ben chiaro. Solo che c'è quel di più di cui la nozione di prossimità ci permette di capire la rilevanza. Ecco perché da un po' di anni a questa parte si è aperto questa nuova prospettiva, cioè la transizione dal welfare state alla welfare society. Vedete, welfare capitalism, welfare state, welfare society. E qual è l'idea della welfare society? Che è l'intera società che deve farsi carico delle situazioni di bisogno dei propri componenti, l'intera società. Ora, chi c'è nella società? Nella società tipicamente ci sono tre soggetti, o meglio tre sfere di soggetti. C'è sicuramente la sfera dell'ente pubblico, Stato, Regioni, Comuni. È chiaro, questi non vanno delegittimati, che sia ben chiaro. Ma non sono, ci sono le altre due sfere. C'è la sfera del mondo dell'impresa, la business community si direbbe in inglese, di tutte le imprese, di tutti i tipi, di tutte le dimensioni, e c'è infine la sfera della società civile organizzata, cioè dire di quegli soggetti che l'articolo 2 della nostra Costituzione ha chiamato i corpi intermedi della società. Voi sapete chi volle allora, all'epoca della Costituente, inserire all'articolo 2, non all'articolo ultimo, l'articolo 2, l'espressione corpi intermedi. La Repubblica Italiana riconosce l'autonomia dei corpi. Furono personaggi costituenti che corrispondevano ai nomi di La Pira, Moro, Lazzati, e guarda caso provenienti tutti da una certa matrice culturale, perché quelli che stavano dall'altra parte non volevano. Ah, dice, cosa c'entra i corpi intermedi della società? Ci sono i partiti, ci pensano loro. Abbiamo visto. Però quella volta vinsero i cattolici presenti in Costituente. Voi sapete che la Costituente deve molto, in buona parte, al codice di Camaldoli, che era stato preparato durante l'estate, luglio-agosto, a Camaldoli, alla vigilia della Costituente. E molti di quelli che stesero il codice di Camaldoli poi furono eletti membri della Costituente. Ecco perché la nostra Costituzione, se noi la leggiamo in controluce, è possibile intravedere una precisa, c'è poi anche dell'altro, ma una precisa matrice valoriale, eccetera. Ecco allora il punto. L'idea della welfare society è tutta qui. Bisogna che le tre sfere interagiscano fra di loro in maniera sistemica, non in maniera episodica, una volta ogni tanto, ma in maniera sistemica, sia per progettare o programmare gli interventi, sia per la gestione degli stessi. In altre parole, questa è l'idea, appunto, come è stato ricordato, della sussidiarietà circolare. Ecco perché si chiama circolare. La sussidiarietà orizzontale non è sufficiente, ci vuole ma non basta. Perché? Perché la sussidiarietà orizzontale va bene per il momento della gestione. Allora sì,
Io comune do a te cooperativa sociale, a te fondazione, la gestione e tu fai come credi. Ma è troppo tardi, eh? Bisogna arrivare prima della gestione, bisogna arrivare al momento della programmazione, cioè quando si decidono gli interventi da espletare, le aree di bisogno da coprire, è il momento, tra virgolette, politico per eccellenza. Vogliamo lasciarlo questo solo all'ente pubblico? No, perché allora vuol dire ricadere in una forma più o meno edulcorata di welfare state. Ecco allora perché oggi la sussidiarietà circolare non ha alternative. Ci vorranno ancora degli anni, perché certe idee, perché prima che entrino nella testa della gente ci vuol tanto, soprattutto della classe politica. Però sarà inevitabile, perché non c'è alternativa. Perché noi, soprattutto in Italia, mai potremo arrivare al modello, posto che fosse possibile, del welfare capitalism. Perché? Perché quello è un modello americano. In America c'è la grande impresa, ma sono tutte grandi. E quanto grande è la Rockefeller, la Ford, eccetera. In un paese come l'Italia, dove le grandi imprese si contano qui, è ovvio che non è possibile ottenere di lì quelle risorse che sono necessarie. Quello che invece da noi è possibile è il modello, appunto, della welfare society, basato sul principio di sussidiarietà circolare. Ma anche perché c'è una ragione storica, perché questo modello l'abbiamo inventato noi italiani 600-700 anni fa, e però ce ne siamo dimenticati. Bisogna andare a fine del 1200, e lì l'influenza di Francesco e San Francesco d'Assisi è stata decisiva. Pensiero francescano su questo ha meriti notevoli, perché l'idea del convento e poi dopo dei domenicani, eccetera. Voi sapete che Francesco, in una forma ovviamente sublime, dialettizza con Benedetto, con i benedettini, perché i benedettini creano i monasteri, i francescani e i domenicani creano i conventi. E voi direte, è una questione di parole, ah no, dove sono i monasteri? Lontano, in cima, fuori, i conventi devono star dentro, perché diceva Francesco, i miei frati devono stare in mezzo alla gente e farla venire. Convento vuol dire convenire, venire assieme, nello stesso posto. Ed è così che nascono gli ospedali, i primi ospedali, pensate ai Fate Bene Fratelli, l'isola Tiberina a Roma, eccetera. Poi dopo verranno i Camigliani e tanti altri, eccetera. Pensate alle scuole, cioè tutte queste opere, se voi andate a studiare i libri di storia dell'epoca, vedete che furono il frutto di questa sussidiarietà circolare attraverso la quale i tre vertici, perché anche allora c'era l'autorità pubblica, il Granduca di Toscana o il Marchese o il Conte, eccetera, c'era ovviamente l'imprenditori, l'umanesimo è il periodo in cui nasce l'economia di mercato, perché l'economia di mercato l'abbiamo inventata noi, sapete, noi italiani. Ed è nata da una costola del pensiero cattolico. E lo so che questo dà fastidio a molti. Quando vado all'estero e dopo dicono, ah beh, ma tu sei italiano, devi difendere lì. No, dico, io difendo la storia, la verità storica. Siete voi che non studiate e quindi siete ignoranti. Andate a leggere, perché tutti fanno partire dopo Lutero e dopo Calvino. Dico, ma vogliamo scherzare? Quando arriva Calvino i giochi erano già tutti fatti, eccetera. Quindi sono gli imprenditori, allora si chiamavano con altri nomi, artigiani di un modo o nell'altro, che si mettono in gioco. E infine le confraternite. Le confraternite sono quelle che oggi noi chiamiamo organizzazioni non profit. Il terzo settore è stato inventato nel 1300, non è stato inventato 50 anni fa come qualcuno dice. Erano le confraternite, pensate alla confraternita della buona morte. Non so se la storia di questa è bellissima. Perché una volta, quando uno stava per morire, come le bestie veniva trattato. Allora con la confraternita si diceva, noi ci prendiamo cura degli ultimi, oggi lo chiamiamo hospice, l'hospice, e poi anche della sepoltura, dare una sepoltura decente e così via. Ecco allora perché nel nostro DNA culturale di noi italiani, l'idea della welfare society c'è sempre stata. Solo che per le diverse ragioni di natura politica di un tipo o dell'altro, negli ultimi decenni è passata la linea del welfare state burocratico, dirigistico, eccetera. Però la bella notizia è che ora, oggi, ne stiamo venendo fuori. E se io dovessi dare oggi una applicazione concreta
di questo modello di welfare society, è ovvio che nulla meglio che quello che la Civitas Vita, la Fondazione Vite, ha realizzato, potrei dire. Cioè, questo è il prototipo di quello che probabilmente nel prossimo futuro in Italia si andrà a realizzare. Prototipo di questo di Padova, della Civitas Vita, il distretto di cittadinanza. Io mi sono dall'inizio complimentato con Angelo per aver ideato questa espressione distretto di cittadinanza. Forse lui ha meditato a lungo, però l'ha azzeccato, perché la parola chiave è distretto. Voi sapete che il distretto industriale lo sanno tutti che cos'è. E noi italiani siamo famosi nel mondo per aver lanciato e realizzato i distretti industriali. Ne abbiamo più di ogni altro paese. Ebbene, l'idea del distretto di cittadinanza recupera questi due punti dell'idea di distretto. Il primo è, diciamo, lo strumento, che è la rete. E qui io questa mattina ho visitato in diverse parti l'idea della rete, dove cioè un, chiamiamolo reparto, comunque un'unità non è separata dalle altre, ma è collegata in base a criteri di funzionalità. L'altro è il principio regolativo del distretto. Qual è il principio regolativo? È il principio di reciprocità, che non è il principio dello scambio. Sembra simile allo scambio, ma è diverso il principio di reciprocità. Ora, questo soprattutto viene qui applicato a quella categoria di soggetti che sono gli anziani non autosufficienti oppure agli anziani che sono ancora attivi. Io cito sempre la famosa frase di Erickson, che conoscerete, che dice: maturo è la persona che riconosce di aver bisogno che un altro ha bisogno di lui. È bellissimo questo. Allora, togliere all'anziano, attivo o non autosufficiente, la possibilità di essere di aiuto di un altro è il delitto più grosso che si possa commettere. È inutile fare i retorici, strappare, piangerci addosso, eccetera. Quella è retorica. E perché noi dobbiamo capire che ciò che caratterizza l'umano è il bisogno di reciprocità. Ecco perché Danielou, sapete il teologo, diceva: la carità non è chiedere, scusate, non è dare, ma è chiedere, che è esattamente lo stesso principio. Perché io quando ti chiedo a te qualcosa, io ti metto nelle condizioni di farti sentire utile per me, perché se te lo chiedo è come dire: tu per me esisti e io so che tu mi puoi aiutare, e allora tu sei contento e allora tu sei felice, perché dirai a te stesso: vedi che nonostante la mia condizione di vita io posso essere. Allora, come si fa a pensare all'anziano di mandarlo in pensione a fargli fare niente? Ma guardate che questo è grave, sapete, è gravissimo. Diciamo: perché lui ha finito. Ma cosa vuol dire? Il lavoro non è mica solo il lavoro che si fa in fabbrica e in ufficio. Dobbiamo recuperare il concetto di opera. E voi sapete che operare è diverso che lavorare. Perché nell'opera, non solo, e voi sapete che la differenza dov'è, il lavoro è un'attività che trasforma l'oggetto. Io mi metto a fare questa penna e io lavoro. Cos'è l'opera? L'opera invece è un'attività che trasforma il soggetto. Quando ognuno di noi opera, non solo cambia l'oggetto, ed è ovvio, ma cambiamo anche noi stessi in una direzione ben precisa. Allora, togliere agli handicappati, giovani o no, togliere agli anziani, attivi o non attivi, la possibilità di essere utili nel senso che ho chiarito, è un delitto, vuol dire togliere la libertà. Ecco perché qualcuno dice: ma allora pratichiamo l'eutanasia, tanto vedi è inutile. È vero o no? Quante volte avrete sentito anche voi? Dice: vedi, in queste condizioni non può più recuperare le energie, è ormai è inutile e di peso ai familiari e agli altri, facciamogli la punturina come fanno in Svizzera e così dopo sono tutti felici e contenti. Ora, è gravissimo, però a noi a volte facciamo un po', ci siamo capiti, è inutile dire che è gravissimo se non troviamo la soluzione.
I cattolici non possono dire denunciare solo il male che fanno gli altri, se noi non ci mettiamo in gioco. Ecco, l'idea base del distretto di cittadinanza è esattamente questo, la reciprocità. Cioè anche la persona negli ultimi istanti di vita è in grado di dare. Ovviamente adeguatamente alle sue possibilità, alle sue... questo è ovvio, ma che un bambino lo capisce. Negare, ecco la... quello che io ho apprezzato sin dall'inizio di questa opera, che non si fa qui dell'assistenzialismo. Questa è una brutta... L'assistenzialismo toglie la libertà alle persone, perché li fa sentire degli oggetti e non dei soggetti. Dare a tutti la soggettività è veramente una cifra che dovrebbe caratterizzare ogni opera in senso cristiano. Negli ultimi 5 minuti che mi restano, allora dico, ma a prospettiva questo discorso, o è utopia? Beh, che sia utopia no, perché si è, qui si è realizzato e anche in altre parti, in misura minore, io giro per l'Italia in lungo e in largo, vengo a conoscere un mondo di bene che si fa, veramente. Ovviamente qui c'è la macro dimensione, e quindi perché qui ci sono state delle persone che hanno dedicato la propria esistenza a questa causa, però anche altrove, in altre parti d'Italia, ci sono iniziative mutatis mutandis analoghe, il che vuol dire che i tempi sono maturi per a vedere realizzato quel modello di sussidiarietà circolare di cui sto parlando. Ed è fra l'altro, come nota a piè di pagina, è qui che io vedo l'influenza decisiva dell'UCID. Perché l'UCID non può essere come il Rotary, perché i nostri amici del Rotary, anche loro fanno la raccolta fondi e la destinano a questi, a quest'altri. Voi non mica potete ridurvi a un Rotary, o Lions, eccetera. Lo scopo dell'UCID è quello che di aiutare il prossimo, nel senso di cui si diceva prima, ma con innovazione sociale. Ecco la parola chiave, innovazione. Voi siete i primi artefici dell'innovazione sociale. Dove innovazione sociale è l'innovazione che è sociale non tanto e non solo nei mezzi, ma nei fini che persegue. Perché l'innovazione nei mezzi si chiama innovazione di processo, innovazione di prodotto, innovazione di rottura, disruptive innovation, come la chiamano gli americani, eccetera. Un'innovazione diventa sociale quando non solo innova i mezzi, e questo è pacifico, ma soprattutto innova sui fini, cioè dire, persegue l'obiettivo di creare valore sociale per risolvere quei problemi che né l'ente pubblico né il singolo da solo potrà mai riuscire. Sociale vuol dire questo, sociale vuol dire società, non ha la radice, è la stessa società. Ecco allora qual è la cifra dell'operatività di una organizzazione come l'UCID, che non è solo quella di raccogliere mezzi, e sarebbe già tanto, quella si chiama filantropia, ma la filantropia non è l'innovazione sociale, lo sanno anche gli americani. E l'Unione Europea, voi avete visto recentemente, ha preso una linea a livello politico di questo tipo. Dice, d'ora in poi dobbiamo puntare sull'innovazione sociale. Ma non perché la filantropia non vada bene, ma perché non basta. Cioè, la filantropia va bene se io so che là ci sono dei terremotati o dei poveretti che è arrivato uno tsunami, e allora dobbiamo mandare. Ma quelle sono le emergenze. Noi non possiamo trattare queste questioni in termini emergenziali. L'innovazione è sociale quando individua dei fini che vengono perseguiti in una maniera appunto societaria o, se volete, comunitaria, che più o meno è la stessa cosa. Questa allora è la prima condizione di successo di questa. Bisogna che reimmettiamo nel nostro lessico, direi quotidiano, il concetto di innovazione sociale. Social innovation. Se voi andate all'estero e usate e vedete, fate il confronto, social innovation è la espressione oggi, non ieri, più utilizzata. Allora, perché noi italiani dobbiamo sempre essere gli ultimi? In nome di che cosa? Della nostra stupidità, che dobbiamo sempre mandare avanti gli altri e poi importare dall'estero quello che noi abbiamo insegnato loro? Come si fa a essere così? La seconda condizione è quella di vincere la tirannia, si chiama così, la tirannia delle basse aspettative. Questo tutti noi ci dobbiamo battere un po' il petto, perché su questo siamo.
La tirannia delle basse aspettative dice questo, che chi opera nel sociale a favore del prossimo, eccetera, siamo capiti, deve avere basse aspettative. Perché si dice, beh, siccome lì facciamo, tra virgolette, il bene, non c'è bisogno che ci si richieda l'efficienza. Ecco, chi mi conosce lo sa, anche del mondo nostro, del non profit italiano, del terzo settore, tanti hanno preso botte da me, perché poi io quando mi stufo picchio, passo le botte. E cosa devo fare se uno non capisce? Perché dico, ma proprio perché tu fai il volontariato, proprio perché tu fai la fondazione, proprio che devi essere più efficiente dell'impresa, chiamiamola for profit. Perché un imprenditore for profit, se vuole, un anno può dire, io mi voglio riposare quest'anno, ho fatto profitti gli anni scorsi, ho le mie riserve, mi riposo. Lui lo può dire e rinunciare. Ma chi opera in questo ambito può fare questo ragionamento quando sa che il suo agire deve servire a soddisfare i bisogni della gente? Posso permettermi il lusso di essere inefficiente, di sprecare energie e risorse? Perché dico, tanto io non sono for profit, non ho il bilancio, non sono quotato in borsa, nessuno mi giudica. Ma come? Nessuno ti giudica. È la coscienza? Capite? Questa si chiama tirannia delle basse aspettative. Così come la bellezza. Ah, dice, siccome noi operiamo nel sociale non c'è bisogno di fare le cose belle. Ah sì, dico bene. Perché la Chiesa ha sempre puntato a fare le opere d'arte? Voi lo sapete. No, le opere d'arte non sono nate dentro la Chiesa. Perché l'idea è la filocalia. Filocalia è una parola greca che vuol dire amore della bellezza. Perché la bellezza è una cosa importante per tutti, ma per un cristiano è fondamentale, basta leggersi quello che scrive San Tommaso nella sua Summa, pagine bellissime. Cioè dire, se facciamo le opere cosiddette di bene o di carità, devono essere belle. Altro che sto diciamo, perché vi ricordate la parabola, il brano evangelico, no? Famoso, Maria, Gesù nella casa di Lazzaro. Arriva Maria e gli mette l'olio e Giuda gli dice, hai sprecato 300 denari, avremmo potuto vendere quell'olio e darlo ai poveri. Infatti è bellissimo quello, eh? Noi non le meditiamo più queste pagine, ma vanno interpretate, perché tutti quelli in malafede, per giustificarsi, devono sempre dire che dicono qualcosa per i poveri. Immaginate voi se a Giuda gli interessava niente dei poveri, non interessava niente, lui aveva bisogno di distogliere l'attenzione degli apostoli che erano lì con Gesù dalla figura di Gesù e dirottarla sui soldi, dire quell'olio vale 300 denari e tu l'hai sprecato perché l'hai messo ai piedi di Gesù, e noi sappiamo la risposta di Gesù. Poi dopo Giuda era talmente, vedete l'ulteriore offesa, quando ha venduto Gesù tradendolo si è fatto dare 30 denari, guardate i numeri, che vuol dire che per Giuda Gesù valeva un decimo di quell'olio, perché l'olio valeva 300 e Gesù vale 30 denari. Però dopo Giuda è finito male, come sapete, quindi è meglio seguire altre piste, eccetera, è così, è meglio seguire altre. Ecco allora il punto è che dobbiamo combattere la tirannia delle basse aspettative. Chi opera in questo ambito, ecco perché è bello che qui in questa Civitas Vitae ci sia la bellezza. Che bellezza non vuol dire il lusso, no, ma vuol dire che le cose, perché chi è nel bisogno, chi è anziano, chi è ammalato, perché lo dobbiamo condannare a vivere anche nella bruttezza? Perché non gli dobbiamo dare la soddisfazione di vivere in un ambiente pulito dove le regole di funzionamento quotidiano, eccetera, eccetera? Ecco allora, infine c'è la terza condizione, ma io ho finito il tempo e quindi mi devo tacere. La terza condizione riguarda un lato molto specifico, che è quello appunto della nuova finanza, perché queste opere costano. Allora noi dobbiamo trovare i modi di mettere in questa benedetta legislazione italiana quegli strumenti di nuova finanza che l'America, l'Inghilterra, la Germania hanno da alcuni anni e noi non lo vogliamo fare. Pensate voi che la Svizzera a Basilea l'anno scorso ha dato vita a una borsa sociale. E sono gli svizzeri, lo sapevate? No, non lo sapevate. A Basilea è una borsa dove chi vuol fare opere come questa può attingere finanziamenti di un tipo o dell'altro, in una forma o dell'altra e così via. Pensate ai SIP,
Social Impact Bonds. Ma perché in Italia non li introduciamo? Sarebbero le obbligazioni di impatto sociale. Ma se qui, adesso prima mi diceva Angelo che ha bisogno di costruire qua un grattacielo, dice però non lo posso fare perché non ho la risorsa, però se io avessi chi me li anticipa, io sono sicuro che in 10, 15, 20 anni sono in grado di restituire, però non ho chi è in grado di, e se lui potesse mettere un'obbligazione di impatto sociale, il problema sarebbe risolto. Gli altri paesi ce l'hanno e noi non vogliamo. Ecco allora perché bisogna, e Lucidi in questo potrebbe fare, insistere di più sui nostri politici, che sono sordi. Io capisco che i politici mi dicono, ma sai, noi dobbiamo tenere in vita il welfare state, perché è perché quello porta i voti. Lo sapete che porta i voti. È un bacino di voti il welfare state. Basta vedere quello che avviene nell'assistenza. Però c'è un limite a tutto. Bisogna che voi alziate di più la voce e dire, almeno allineiamoci. Nessuno pretende di fare di più degli altri paesi, ma allineiamoci, perché altrimenti queste opere, che devono essere belle, efficienti, se non inventiamo nuovi strumenti, adesso può darsi, qui c'è Carlo Salvatori, lui so che ha delle idee, può darsi che lui vada a creare qualcosa, ma lo dirà lui se vuole, eccetera. Però il punto è generale, non possiamo andare avanti con i soldi che arrivano dall'ente pubblico, perché non li ha più, ma anche con le micro donazioni non si va molto lontano. Abbiamo fatto le piattaforme di crowdfunding, però non le stiamo facendo funzionare quasi, eccetto poche, e adesso io non entro nei dettagli, perché chiudo allora dicendo tutto questo è bello da sapere, che dopo decenni di lotte anche a volte piuttosto aspre, finalmente un'intuizione e una realizzazione che appartiene al patrimonio ideale e operativo del movimento cattolico in senso ampio a partire dal 1200, oggi quelle condizioni si stanno realizzando. Cioè oggi siamo alla vigilia di un grosso movimento, perché quello che ho detto non è utopia, perché si realizza, ma soprattutto non è neanche ucronia, non è un'ucronia, perché i tempi sono diventati maturi. E allora vedere che questo già avviene e soprattutto che ci sono soggetti che si occupano di generare civitas, vite, è importante, perché voi sapete che la civitas genera la civilitas, cioè la civiltà, la città che genera la civiltà. E allora la civitas vite, la città della vita, deve generare la civiltà della vita, perché oggi gli attacchi alla vita sono, voi lo sapete meglio di me, feroci, e noi difendiamo la civilitas vite, cioè la civiltà della vita, non con le parole, ma con opere come queste e come tante altre che già esistono in diverse parti d'Italia e che sono certo continueranno ad esistere sempre di più nel prossimo futuro. L'importante è non scoraggiarsi e soprattutto coltivare quella fiammella che è quella della speranza. E allora chiudo con questa parabola ebraica che mi ha raccontato un ortodosso ebreo, che si chiama la parabola delle quattro candele. In una stanza silenziosa ci sono quattro candele accese. La prima dice, io sono la pace, gli uomini hanno deciso di farsi la guerra, quindi io mi lascio spegnere. E così fa. La seconda candela dice, io sono la fede, ma gli uomini hanno deciso di diventare atei, cosa sto a fare accesa? E si lascia spegnere. La terza candela dice, io sono la carità, gli esseri umani hanno deciso di diventare egoisti, e allora mi lascio spegnere. A quel punto entra nella stanza un bambino piccolo che piange a dirotto. Perché? Perché ha paura del buio. Allora gli si avvicina la quarta candela e gli dice, non piangere più, perché io ti prometto che starò accesa vicino a te fino a quando qualcuno non venga a prendermi. E ti autorizzo a utilizzare la mia fiammella per riaccendere le altre tre. Io sono la speranza. Ecco, l'augurio che ci facciamo reciprocamente è, vediamo di non spegnere quella quarta, ma soprattutto, nelle more dell'attesa, vediamo di riaccendere anche le altre tre. Grazie e buon lavoro.